La più bella, la più sofferta, arrivata contro una grandissima Civitanova. 9.000 persone all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a battere le mani per la Sirsafe di Conad Perugia, che per il secondo anno consecutivo si prende la Del Monte Coppa Italia, il primo trofeo della stagione 2019. A testa bassa ancora una volta Civitanova per una finale, la settima tra Coppa e campionato, oramai stregata. Eppure la squadra di Fefe De Giorgi era entrata in campo perfetta, decisa, 2-7 vinti con molta determinazione. Una regia magistrale del brasiliano Bruno aveva messo in moto il bulgaro Sokolov, e quando sembrava tutto perso, finito, in salita, nel terzo parziale ci ha pensato l'argentino Luciano De Cecco a cambiare la gara. Perfetto la sua distribuzione, tutto facile per gli attaccanti. Ci hanno messo in difficoltà, noi abbiamo messo anche del nostro, con tanti errori, molta ansia, però piano piano ci siamo sbloccati un po' tutti, da Leona a Riccia, Lanza l'ultimo, quindi penso che siamo stati bravi, però abbiamo sofferto un po' troppo. Civitanova perde la lucidità, Perugia spinge con il cubano Leon, che anche se non è al meglio, dolore alla mano e al piede, trova gli ace giusti dell'allungo nel momento più importante. Sarà lui l'MVP. Dopo aver recuperato 2-7 a Civitanova, al quinto set, con tante belle giocate e una super determinazione, Perugia vince ed esulta. C'è in questa vittoria la grande mano del centrale Fabio Ricci e del più amato a Perugia Alek Atanasievic, bomber di razza. Quando sei 2-0 sotto e vedi 900.000 persone che tifano per te, non puoi mollare nemmeno un secondo. Anche se le cose non vanno come abbiamo aspettato noi, come ho detto prima, non abbiamo giocato come potevamo giocare, ma bellissima vittoria che vale secondo me ancora di più. Ed ora, con un trofeo ben lucido sulla bacheca, la Perugia di Lorenzo Bernardi pensa alle prossime sfide, la Champions e poi il campionato, un altro titolo da difendere.